Un lupo blu prese per sposa una femmina di Daino Fulvar. Si stabilirono presso la sorgente del fiume Onan per allevare la loro prole e là nacquero i mongoli. Così inizia il lavoro della mia vita, la storia segreta dei mongoli. Sono stato selezionato per comporre questo poema, per narrare i grandi eventi futuri. Fra poco lasceremo la Mongolia. Ho sempre vissuto in questa sconfinata steppa arida e gelida. Le tribù qui litigano come avvoltoi che dilaniano le carcasse essiccate degli animali. Lottiamo per la scarsità di risorse, acqua, alberi, erba fresca dove far pascolare i nostri greggi. Un uomo saggio e pericoloso chiamato Temujin intende cambiare tutto questo. Egli sostiene che per porre fine al conflitto tribale ai mongoli servano solo due cose. Innanzitutto pascoli verdi per le nostre mandrie. Con più terra a disposizione diminuiranno le rivalità tra le tribù. In secondo luogo, siamo dei guerrieri. Abbiamo bisogno di un nemico comune da combattere. Per soddisfare entrambi questi bisogni, Temujin ha escogitato un piano alquanto semplice. Unire le tribù e dichiarare guerra a chiunque ostacoli il nostro cammino. Come, gli chiediamo? Come possono dei cavalieri nomadi che abitano in tende conquistare il mondo? Temujin risponde che non combatteremo come guerrieri, ma come un singolo esercito. Non combatteremo per la nostra gloria, ma per quella dell'Orda. E con queste parole il nome di Temujin si è perso nell'oscurità. Il suo nome è stato sostituito da un titolo, Gran Khan, Gengis Khan. In guardia! L'orda di Gengis Khan si avvicina! Uomini, visitate le tribù più lontane e convincete il maggior numero possibile a unirsi al nostro glorioso esercito. Fate attenzione però ai Karakitai, essi sono privi di onore. Ti seguiremo se ci dimostrerai che sei il favorito del Dio del Cielo. Portaci la reliquia sacra. I Naiman sono nostri nemici. Scacciali dalle steppe e solamente allora ci uniremo a te. L'inverno è stato duro, i nostri guerrieri sono affamati. Portaci 20 pecore e ci uniremo a te. Se verrai ferito, i nostri monaci potranno guarirti.
I'm gonna go get some more.
Grazie, Granca. Onoreremo la nostra promessa e ti forniremo questi soldati. Soyu time. Time. Za zutte. Bi bolgoy. Amr venu bi bolgoy. Za zutte. Bolgoy time. Bolgoy. Bi bolgoy. Тиме. Би болгой. Болгой. Soyu boy, bi bolgoy. Surgal sime. Amr ve no. Zute, time. Bozgos no. Zute. Come promesso ci hai portato il manufatto. Cavalcheremo con il gran can. Bozgos no, time. Surgalsons, bolgoy. Amr ve no. Za zute. Soyu boy. Bozgos no. Amr ve no. Sorgalsons.
Kim je? Co je bolboj? Devi dimostrare al nostro popolo che avrà dei benefici da questa alleanza. C'è un grande lupo, Orlo, il cui branco ha ripetutamente attaccato il nostro gregge. Uccidilo e noi ci uniremo alla tua orda. Quella è la pelliccia del grande lupo. Ci uniremo a te, Gengis. E per sigillare il nostro accordo, ti faremo dono delle nostre frecce infuocate. Sons, that's okay. Siamo in guerra contro i Taichut. Distruggi il loro accampamento e ci uniremo a te. Сайрхи, би болгой. Болгосноо.
Dato che hai eliminato i nostri nemici, ci uniremo alla tua orda. Quattro tribù mongole adesso seguono lo stendardo di Gengis Khan. Ben presto il resto del mondo tremerà dalla paura. Quasi tutte le tribù dei mongoli si sono unite sotto al Gran Khan. I capitani delle tribù riluttanti furono bolliti vivi. Ogni giorno volti nuovi si uniscono alla tribù. Sempre più stranieri reggono i 9 stendardi di code di Yak divenuto il simbolo di Gengis Khan. L'accampamento è ricco di uomini e animali che nemmeno sapevo esistessero. Arcieri a cavallo e lancieri, uomini con armature di cuoio e corazze di seta, tutti sono rivolti verso il palco da cui parla Gengis Khan.
Il Gran Khan si definisce la punizione di Dio. Gli uomini sorridono come lupi famelici. È l'alba del primo giorno dell'impero mongolo.